La torre di San Martino della Battaglia, alta 64 metri e mezzo, con un diametro alla base di quasi 23 metri, celebra il Risorgimento italiano. Inaugurata il 15 ottobre 1893, fu costruita nei luoghi dove il 24 giugno 1859 gli eserciti francese e del Regno di Sardegna si scontrarono contro le truppe austriache. Al centro della sala rotonda, posta all'ingresso, vi è la statua in bronzo di Vittorio Emanuele II. Ma veniamo ad alcuni brevi cenni storici. Nel corso della Seconda Guerra d'Indipendenza italiana, dopo la sconfitta subita nella battaglia di Magenta, gli austriaci si ritirarono per riorganizzarsi tra le fortezze del Quadrilatero, Peschiera del Garda, Verona, Legnago e Mantova. Alla guida degli eserciti vi erano rispettivamente Napoleone III, Vittorio Emanuele II e Francesco Giuseppe. E in campo c'erano oltre 250.000 uomini, quasi equamente distribuiti tra i due schieramenti. Di questi, circa 37.000 soldati erano del Regno di Sardegna. La battaglia di San Martino e Solferino si svolse su un fronte di circa 20 chilometri. L'ala nord dello schieramento alleato era costituita dall'esercito piemontese. La storiografia italiana post-risorgimentale separò i due eventi per sottolineare il contributo dell'esercito sabaudo, ma in realtà si trattò di un'unica battaglia, che in altri paesi è nota solo come Battaglia di Solferino. Alle spalle della torre vi è il museo, dove si possono vedere numerosi cimeli della battaglia e del Risorgimento italiano. La vittoria delle forze alleate fu principalmente dovuta al migliore impiego della cavalleria e ai nuovi cannoni francesi, dotati di canna rigata, che risultarono più precisi. Dopo la battaglia venne firmato l'armistizio di Villa Franca, con il quale l'Austria cedette la Lombardia a Napoleone III, che, come da accordi, la consegnò a Vittorio Emanuele II. Nelle vicinanze è presente l'ossario, dove sono conservati 1274 teschi e i resti ossei di 2619 caduti. A una decina di chilometri di distanza troviamo un altro luogo dove infuriò la battaglia, la Rocca di Solferino, costruita nel 1022 e alta 23 metri. Nel La battaglia di Solferino e San Martino fu molto sanguinosa e oltre a diverse migliaia di morti, provocò numerosissimi feriti, per i quali i servizi sanitari risultarono molto carenti. Fu in tale circostanza che lo svizzero Dunant ideò la Croce Rossa, quale organismo internazionale che si occupasse dei feriti indipendentemente dalla loro nazionalità.